Contestualmente alla protesta sull'insediamento di un nuovo parco eolico nel territorio dei comuni di Celenza Valfortore e Carlantino, la protesta ovviamente fra i cittadini e gli amministratori di questi territori che praticamente si affacciano sulla diga di Occhito è diventata sempre più pesante, al punto che anche a Roma è stata istruita una inchiesta parlamentare dell'onorevole Gian Donato La Salandra. Oggi l'onorevole Gian Donato La Salandra è qui a Valfortore, a Celenza Valfortore e Carlantino, per sostenere le motivazioni del sindaco di Carlantino Graziano Coscia e del sindaco di Celenza Valfortore Massimo Venditti. Andiamo a curiosare cosa sulle novità di questa trasferta dell'onorevole Foggiano per capire come si evolve la situazione. Può partire il servizio. Guardi, molto semplicemente, stiamo cercando di affrontare con maturità e serietà il tema dell'eolico. Questo in base a due ordini, diciamo, di ragioni. Da un lato la massima consapevolezza dell'importanza delle fonti rinnovabili come fonti di approvvigionamento energetico, ma allo stesso tempo stiamo cercando di affrontarlo con maturità e cognizione di causa, soprattutto rispetto a quelle che sono le esigenze del territorio. È evidente che sui Monti Nauke si stia consumando una vera e propria campagna di abbandono paesaggistico del paesaggio a favore dell'installazione di pale eoliche, per essere quanto più semplice possibile, che nelle loro dimensioni alla fine deturpano un paesaggio che per quest'area della Capitanata è ricchezza, senza considerare che l'attuale impianto normativo lo ritengo per certi versi vetusto, vecchio. Ritengo che allo stesso tempo gli enti locali e in particolar modo i comuni siano sostanzialmente esclusi dai processi decisionali anche per quelle che sono, diciamo, le necessarie misure compensative, senza considerare che, ecco, ritengo che l'attuale impianto normativo porti anche, diciamo, a dei vulnus per quanto attiene la democrazia. Non si può negare che i comuni subiscano queste determinazioni, ritrovandosi anche limitati rispetto ai loro processi decisionali, anche per quelle che sono le politiche dei comuni rispetto alla valutazione del territorio. Ora, il tema delle aree interne è un tema estremamente importante, il tema delle aree interne è un tema che va affrontato con maturità, il tema delle aree interne però non può essere relegato a parcheggio dell'eolico.